compagnia di Valerio. Ciao. Non so che c'è la sua faccia oggi. Più che mi sono svegliato prima, ho dormito pomeriggio. Sì. È andato a drogarti sotto i ponti. Sì. Oggi cosa faremo? Abbiamo mangiato... Cosa abbiamo mangiato? Non te lo faccio indovinare. La no, il Pandoro. Mangiato. Quando l'avevo mangiato? A Pasqua. Avevo mangiato il Pandoro a Pasqua. Vabbè. Che guarda caso scadeva proprio a Pasqua. E oggi cosa faremo? Mangeremo l'uovo di Pasqua. Non un uovo qualsiasi. L'uovo di John C. Cioè raga, vogliamo parlarne? Tu lo vedi? Io non lo vedo. Eccolo, come fai a non vederlo? Il più buono dei buoni. In realtà quest'uovo avevo letto che scadeva nel... ieri. No, tipo tardissimo, quindi ho detto bello. Ecco, nel 2020 ragazzi. Quindi cioè avevamo tutto il tempo. Però ho voluto fare questo video per voi. E io mi chiedo, chi si comprerebbe mai l'uovo di John Cena? Fanno ancora il wrestling in giro? Sì. Io non lo vedo, dove lo fanno? Non lo fanno da tempo in TV normale. A parte te c'è la TV. Vabbè, ma dove lo fanno? Cioè una volta andava Super Sky. Vabbè, bravi ragazzi. Io che sono appassionata di John Cena, ho comprato questa fantastica ciambella del wrestling. Anche se non ho una piscina. Cioè ce l'avevo, però era alta tipo 20 cm. Questa fantastica ciambella del wrestling. Però non me ne fregava niente. L'ho presa solo perché in omaggio c'erano questi fantastici stickers, tra cui John Cena. John Cena, Rey Mysterio, cioè, Bucatino. Di nome lo conoscevo. Undertaker pure. Questo Bugattino, sinceramente, Bucatini. Non è molto famoso, secondo me. Non sì, so. Io non lo conosco. Poi c'era anche un Batista che l'ho attaccato nel cestino di studio di tatuaggi, quindi è bellissimo. Ah, e ho anche un'altra cosa. La cosa fondamentale, una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Si deve sapere che è più di un anno che vado in giro con queste fantastiche cinture della forza. Forse ve ne avevo parlato in qualche video tipo di un anno fa. Questa è di John Cena. Questa vabbè è della WW coso in generale. E questa devo dire non so neanche cosa sia. Quella che mi fa cacare. È tipo un anno che ce l'ho nel portafoglio, l'ho presa perché c'erano le patatine di John Cena e ovviamente l'ho presa. Quindi vabbè, avete scoperto questa passione di me. Io sono appassionata di John Cena, anche se non me ne frega un cazzo del wrestling. Però se ci sei, no com'era, ci sei, ce la fai, sei connesso. Non so se c'entra qualcosa. No, comunque, un comico del Zelig mi pare. Ah, vabbè, comunque c'era una roba così. E oggi io ho questo uovo di Pasqua che ho preso a Pasqua e lo andremo ad aprire. Chi sono queste? Chi non sono? Chi sono queste bonanze? Chi non sono? Allora, prima di tutto io mi salvo l'etichetta, cioè questa qui c'è sto pasquale. Questa me la tengo, poi me la ritaglio e la tappo sul mio diario segreto. Io ti giuro, se non trovo John Cena mi arrabbio. Ma questo sembra Dennis Dosio, però di colore. Ehi, babe. Ah, però questo uovo l'ho tenuto, cioè da Pasqua, ovviamente. Tipo degli aloni. Tipo degli aloni. Lo tenevo dietro al microonde e molte volte la schiaccia è andata a rompere le palline. Ah, può essere che è colpa sua allora. Lo poggio un attimo qua, eh. Voglio osservare meglio questa carta. John Cena, Randy Orton, Sasha Banks, Seth Rollins e Charlotte. Sasha Banks mi suona come nome. Dici che è questa? Non ho idea. Mi sa che noi possiamo trovare la sorpresa di uno di questi cinque. Senti, sappiamo tutti cosa voglio. Guarda che se non c'è la sorpresa di John Cena, io mi arrabbio. Dai, aprici stovo. No, se non c'è John Cena. Se non c'è John Cena, te la prendi. Va però urlando John Cena. John Cena! Ah! Che hai fatto? John Cena! Fallo da qua, vai. John Cena! Fallo con le unghie, così lo buchi. Che schifo, tutto il cioccolato sotto le unghie. No, oh, e allora, che devo fare qui? Fai con questo. Ah, il mio pennello dell'eyeliner. No! Ecco. John Cena. Guardate, hai fatto un casino. Che cos'ha questo? Beh, ti dirò, è un bracciale. Scusatemi. È una delle mie cose preferite della mia collezione di John Cena. Questa è la cintura quella lì che girava, no? Ti ricordi? Bellissimo. Mi piace un sacco. Bellissimo. Meglio dell'uovo da 50 euro, ve lo ricordate? Guardate che bello, raga. Cioè, raga, questi fanno invidia a tutti i miei amici. È bellissimo. Scusami, Valerio, dimmi che non me lo stai invidiando. Io te lo ruberei. Anzi. No, dai. La prima occasione. Vai, assaggia il cioccolato. Taste. Buono, meno croccante. Forse perché fanno 40 gradi. Prendere un pezzettino. Mi è croccante. Mi è amaro. Diciamo che quello che ho pagato 50 euro era più buono. Appena comprato è più buono, sì. Questo potrebbe essere utilizzato pure per la Pasqua dell'anno prossimo. Beh, sono molto soddisfatta del regalo.
regalo, ragazzi, è veramente fashion. Non c'è stato tipo il catalogo con tutte le cose che potevi trovare? Se a causa della presenza di piccole parti, questo giocattolo non è adatto a bambini da inferiore a 36 mesi. Piccole parti, che l'unica piccola parte è sto coso. Metti che tipo il ragazzino si attacca a sto pirulino contro il dino, se mette le fanno. Parental control. Ma poi se c'ha 36 mesi non può staccare perché non c'ha i denti. Mi fa il parental control. Senti, mi si è rotta questo coso qua, non è più nuovo. È nostro. Prestano a fare tipo una cosa artistica. È una cosa artistica. Ecco qua. Volevi buona Pasqua. No, grazie. Ragazzi, sono troppo felice di questa sorpresa. Ma poi mi sta pure bene o sbaglio? Cioè mi sta bene, no? Beh, ma sono cintura, questa cintura mi dà poteri. Madonna, mi viene voglia di picchiare la gente. Raschi, vieni qua. Eccola, una pecionata. Ma guarda, un bellissimo copri spalle. Ma come sono belli. Possiamo usare le ciambelle sgonfie come ponci. Medioevo. Medioevo, perché? Medioevo, c'erano quelle specie di mantellini. Beh, che guarda che carini, guarda che carini. Con la cintura, cioè guarda, cioè, scusami. Dovrei far notare copyright 2006. Questa è una roba vintage. Quando trovate qualcosa di John Cena o della W, voi prendetela e portatemela agli incontri. Stessa cosa vale con le cose di High School Musical. Sono cimeli, ragazzi, cimeli. Diventerà un museo sta cosa. Non è vero, no. Vabbè, un museo di John Cena. Un museo John Cena High School Musical. Le cose che compro a prescindere sono le cose di John Cena e di High School Musical. Appunto. Tra l'altro, l'altro giorno avevo comprato un mouse di High School Musical su Amazon. Devo pagare tipo 6 euro. Cioè, una stronzata per un cimelio così cimelioso, no? E poi? E poi mi riceve una chiamata. Ci scusiamo, non riusciamo a reperire il prodotto. Provo a trovarlo entro domani. Se non lo trovo, la richiamo, le faccio sapere. E tipo, boh, vabbè, ok. Tipo, il giorno dopo mi richiama. Mi dispiace, non siamo riusciti a trovare il prodotto. Per favore, non ci lasci una recensione negativa. Non ci siamo proprio riusciti, siamo veramente mortificati. Tipo, beh, ragazzi, cioè, ok. Cioè, nel senso, è un cazzo di mouse. Vedi che te lo mandano a prescindere gratis appena ce l'hanno. Ma lei non li fabbricano più queste cose. L'altro giorno ho visto una signora con una borsa con scritto High School Musical. Che invidia. E secondo me neanche sapeva che cosa fosse. Che i bambini di oggi non sanno cos'è High School Musical. Non sanno chi è John Cena. Vediamo che c'è scritto qua. Ah, questo. Ah, però questo è il copyright del 2016. Vedi, 10 anni di differenza questi prodotti. John Cena, per favore, facciamo un video insieme. Anzi, sapete che ho sognato? Ho sognato che incontravo Paolo Fox e gli dicevo facciamo un video insieme. Dai Paolo, ho bisogno di chiederti delle cose personali. Un giorno ci vediamo, mi dici un po' di cose. La bilancia raccomandata. Dai, raccomandami un po'. È rimasta così la nostra Pasquetta. È un simbolo della vita questa, la Pasqua in frantumi. La Pasqua è stata un fallimento. Dobbiamo coprire. Ma che è? È la sorpresa migliore che abbia trovato nel luogo di Pasqua. Negli ultimi 6 anni, cioè. Non è la vita. Non ne ricordo una così bella. Devo comprarli tutti, cazzo. Però magari ne dovrai 1000. Altro orologi. Dai, l'anno prossimo se li trovo di nuovo ne compro minimo 3 di queste uova. Cioè, insomma, ragazzi, per favore. Vabbè, comunque, buona Pasqua. La prossima cosa sarà? Cioè, cosa c'è? Adesso non c'è più feste. Ferragosto. Ma non c'è una cosa tipica di Ferragosto. Dovremmo prendere una cosa Halloween e mangiarla a Natale. No, che schifo, Halloween ci sono solo caramelle. Ma quelle poi dopo un po'. Mangiamo una zucca, però smarci. Vabbè, raga, non lo so, fine dei giochi, finita la festa, finita la festa. Gag. Oh. Quindi niente, grazie a John Cena per questo fantastico dono. Sicuramente l'ha scelto accuratamente per me. Sì, proprio. Guarda che è John Cena che si è messo a selezionare ogni uovo e dire qui ci metto questo, qui ci metto questo. Tipo Babbo Natale. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao. Guarda chi è arrivata adesso che abbiamo finito il video. Un culo? Ah no, Alaska. Ciao tesoro. Guarda che cari. Ti piace John Cena? È il cognome suo. È vero, Alaska si chiama Alaska John Cena. Me lo dimentico sempre, ragazzi. Vedete, sono una vera appassionata. Alaska John Cena. Forse è per questo che è così cattiva e spietata con me. Come l'originale. Che non gli piace. Beh ragazzi, che siete arrivati fino a qua, voglio dirvi che mercoledì molto probabilmente, se forse maggiori non fanno le stronze, ci sarà una grossa sorpresa per voi. Vi consiglio di seguirmi su Instagram per avere qualche spoiler prima, se no vabbè, lo saprete direttamente mercoledì. Vorrei darvi qualche spoiler, forse tipo un misero cono, una misera canzone. Non so, un solo gusto, ecco, forse un po' misero. Non lo so. Seguitemi su Insta, Lilli Meraviglia. E niente, raga. Ciao. Da me e John Cena!